Eusapia. Non c'è città più di Eusapia propensa a godere la vita e a sfuggire gli affanni. E perché il salto dalla vita alla morte sia meno brusco, gli abitanti hanno costruito una copia identica della loro città sottoterra. I cadaveri, seccati in modo che ne resti lo scheletro rivestito di pelle gialla, vengono portati là sotto a continuare le occupazioni di prima. Di queste sono i momenti spensierati ad avere la preferenza. I più di loro vengono seduti attorno a tavole imbandite, o atteggiati in posizione di danza o nel gesto di suonare trombette. Ma pure tutti i commerci e mestieri dell'Eusapia dei Vivi sono all'opera sottoterra, o almeno quelli cui i vivi hanno adempiuto con più soddisfazione che fastidio. L'orologiaio, in mezzo a tutti gli orologi fermi della sua bottega, accosta un'orecchia in carta pecorita ad una pendola scordata. Un barbiere insapona con il pennello secco l'osso degli zigomi d'un attore, mentre questi ripassa la parte scrutando il copione con le occhiaie vuote. Una ragazza, dal teschio ridente, munge una carcassa di giovenca. Certo, molti sono i vivi che domandano per dopo morti un destino diverso da quello che già toccò loro. La necropoli è affollata di cacciatori di leoni, mezze soprano, banchieri, violinisti, duchesse, mantenute, generali, più di quanti mai ne contò città vivente. L'incombenza di accompagnare giù i morti e sistemarli al posto voluto è affidata ad una confraternita di incappucciati. Nessun altro ha accesso all'Eusapia dei morti e tutto quello che si sa di laggiù si sa da loro. Dicono che la stessa confraternita esiste tra i morti e che non manca di dar loro una mano. Gli incappucciati, dopo morti, continueranno nello stesso ufficio anche nell'altra Eusapia. Lasciano credere che alcuni di loro siano già morti e continuino ad andare su e giù. Certo, l'autorità di questa congregazione sull'Eusapia dei Vivi è molto estesa. Dicono che ogni volta che scendono trovano qualcosa di cambiato nell'Eusapia di sotto. I morti apportano innovazioni alla loro città, non molte, ma certo frutto di riflessione ponderata, non di capricci passeggeri. Da un anno all'altro, dicono, l'Eusapia dei morti non si riconosce e i vivi, per non essere da meno, tutto quello che gli incappucciati raccontano delle novità dei morti vogliono farlo anche loro. Così l'Eusapia dei vivi ha preso a copiare la sua copia sottoterra. Dicono che questo non è solo adesso che accade. In realtà sarebbero stati morti a costruire l'Eusapia di sopra a somiglianza della loro città. Dicono che nelle due città gemelle non ci sia più modo di sapere quali sono i vivi e quali morti.